su 200 milioni di euro di risorse tra il Cura Abruzzo 1 e il Cura Abruzzo 2, appena 50 sono stati erogati, circa il 25% dell'intera somma a distanza ormai di un anno dall'approvazione di queste norme. E peraltro una parte consistente di queste risorse sono state erogate quali partite di giro, fondi rotativi. Davvero alle persone, alle imprese, ai cittadini, alle famiglie è arrivato ben poca roba. Per dare un numero, per quanto riguarda le imprese così duramente colpite dal Covid, dei 70 milioni di euro dei due bandi, appena 6 milioni, ovvero meno del 10%, sono effettivamente arrivate a destinazione. Ci sono poi i 12 milioni di euro delle famiglie e tutto il resto è fermo. Noi denunciamo questa lentezza. Lo dicevamo anche lo scorso anno, le modalità adoperate non avrebbero consentito un'immediata liquidità e purtroppo i fatti ci hanno dato ragione. È un'aggiunta senza priorità, la liquidazione per il Napoli è stata relativamente rapida, oppure altre scelte che noi conosciamo e che abbiamo molte volte denunciato. Quello che continuiamo a denunciare è che questo governo, il presidente Romano Marsilio, utilizza la carica di presidente per aprire una diatriba con il governo nazionale, strumentalizza la carica che ha e poi di 200 milioni di risorse che vengono dalla rimodulazione delle risorse precedenti o anche dai trasferimenti statali, solo il 25% è giunto a destinazione. Queste sono le responsabilità che inchiodano la giunta regionale più lenta d'Italia. Questi 200 milioni di euro ci sono e ci sono da un anno, soltanto che non hanno fatto la grande riforma che andava fatta, cioè quella di rendere la burocrazia funzionale rispetto agli obiettivi e alle attese dei cittadini e delle imprese. Questi sono i gravi errori e hanno pensato, come tutte le altre scelte hanno dimostrato, a ben altri interessi. Bisogna rendere rapido l'arrivo di queste risorse, riformulando l'organizzazione all'interno e riformando la burocrazia regionale, come peraltro le parti sociali hanno denunciato. Noi abbiamo assecondato, abbiamo sottolineato che anche la concertazione è venuta meno con le parti sociali. Le stesse denunce sono di tutte e 16 le sigle delle parti sociali abruzzesi.